Vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo iniziato, cari fratelli, questa Santa Messa proprio con il segno della croce, che manifesta innanzitutto la Santissima Trinità. Sant'Antonio di Padova dice: osserva che nella parola pace, pax, ci sono tre lettere che formano una sola sillaba. In questo viene raffigurata l'unità e la Trinità di Dio. Nella P è indicato il Padre, nella A, che è la prima delle vocali, è indicato il Figlio, che è la voce del Padre. Nella X, che è una consonante doppia, è indicato lo Spirito Santo, che procede da entrambi, dal Padre e dal Figlio. Quando dunque disse pace a voi, ci raccomandò la fede nell'unità e nella Trinità. Il Catechismo afferma: il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. È il mistero di Dio in se stesso, è quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede, è la luce che li illumina, è l'insegnamento fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero ed unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. La Trinità, cari fratelli, è una super realtà, infinitamente super realtà, perché Dio supera infinitamente tutto quello che noi possiamo dire di Lui. E Dio, appunto, è infinitamente super reale, più reale di tutto, cari fratelli. Noi dinanzi a Dio siamo un nulla e siamo così miseri, cari fratelli, che non lo vediamo questo Dio. Non lo vediamo e non solo non vediamo Dio, ma da noi stessi siamo capaci di ogni peccato. Quindi da noi stessi siamo capaci della più radicale incredulità, siamo capaci dell'odio, siamo capaci di tradire. Da noi siamo peccatori e siamo tra altri peccatori. Oltre a questo, vedete, siamo anche tentati dal diavolo in questo mondo. Capite bene come siamo in pericolo di dannazione in questo mondo, cari fratelli. Però, vedete, la realtà più reale in questo mondo non è né il diavolo, né il peccato, né noi stessi, ma è Dio. E Dio, appunto, infinitamente super realtà, ci vuole santificare. Dio, infinitamente super realtà, è santo e santificante. Dio ci vuole deificare. La Trinità è fuoco e ci vuole infiammare. È luce e ci vuole illuminare. È vita e ci vuole donare vita. La Trinità è beata e ci vuole rendere beati, ci vuole condurre in cielo e con noi vuole condurre molte persone nel Santo Paradiso. Sant'Antonio a questo riguardo dice, riprendendo Sant'Agostino,
È la Trinità che ci ha riconciliati a sé, perché è essa stessa che ha fatto diventare carne il solo Figlio. L'incarnazione è opera della Trinità per la nostra salvezza e deificazione. Ricordiamo che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, come dice Sant'Atanasio. Dobbiamo renderci conto che anche i sacramenti sono opera della Trinità e appunto al centro dell'Eucarestia c'è la Santissima Trinità, che è fuoco. Al centro della vita di Cristo c'è la Santissima Trinità. In Cristo parla e opera la Santissima Trinità, che è infinitamente superfuoco. E vedete, se noi esaminiamo bene la vita di Cristo, ci rendiamo conto del fuoco di Dio che si manifestava in Lui. Dice lo stesso Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni ad uno dei suoi apostoli: «Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere». Cari fratelli, tutta la vita di Cristo si è compiuta sotto la guida dello Spirito Santo e di tutta la Trinità, che è fuoco. Questo fuoco divino si manifestava in Cristo. Cristo celebrò l'ultima cena sotto la guida dello Spirito Santo, sotto la guida di tutta la Trinità, che è fuoco e si manifestava in Lui. Anche noi, cari fratelli, siamo chiamati a vivere tutta la nostra vita e in particolare l'Eucarestia sotto la guida dello Spirito Santo e di tutta la Trinità, che è fuoco e vuole infiammarci e manifestarsi attraverso di noi. Vedete, l'Eucarestia è come la Pentecoste. Lo Spirito Santo, come nella Pentecoste, vuole scendere su di noi per infiammarci, renderci ardenti nella fede, per renderci appunto come gli apostoli, per operare attraverso di noi meraviglie, per parlare attraverso di noi. Nel fuoco, vedete, che l'Eucarestia contiene e comunica, si manifesta tutta la Trinità che è fuoco. La Trinità si manifesta attraverso l'Eucarestia. Rendiamoci conto di questo, cari fratelli. La Trinità si manifesta attraverso questo mistero eucaristico. Nella onnipotenza che si attua nell'Eucarestia e per la quale si compiono miracoli straordinari, appunto nella Santa Messa, si manifesta Dio Padre. Nella sapienza che l'Eucarestia contiene e comunica, si manifesta Dio Figlio. Nella carità che l'Eucarestia contiene e comunica, si manifesta lo Spirito Santo. Ancora ripeto, nel fuoco che l'Eucarestia contiene e comunica, si manifesta tutta la Trinità, che è fuoco. Vedete, Signore ci chiama alla Santa Messa proprio per infiammarci. Quando noi veniamo alla Santa Messa, cari fratelli, ci dobbiamo preparare bene, ci dobbiamo preparare profondamente, proprio perché questo fuoco di Dio entri in noi e attraverso di noi possa toccare i cuori di coloro che noi incontriamo. La Trinità, cari fratelli, si vuole manifestare attraverso di noi, vuole operare attraverso di noi. La Trinità opera attraverso l'Eucarestia proprio per deificarci pienamente, per infuocarci e trasformarci in Cristo. Vedete, l'Eucarestia vuole realizzare in noi appunto questa trasformazione in Cristo. Perché come attraverso Cristo parlava la Trinità e operava la Trinità, anche attraverso di noi operi e parli la Trinità. E sappia, vedete cari fratelli,
noi tante volte, no, ci troviamo di fronte a tante persone, a volte possiamo essere anche perseguitati. Vedete, di Gesù sappiamo che è stato molto perseguitato, eh? Più noi cerchiamo di stare dalla parte di Dio, non pensate che più ci troviamo tanti elogi, battimani e simili. Tante volte più stiamo dalla parte di Dio, più troviamo opposizione radicale, cari fratelli. Ripeto, di Gesù sappiamo che è stato perseguitato, calunniato, diffamato e poi è stato anche ucciso, cari fratelli. Ebbene, cari fratelli, come la Trinità si manifestava in Cristo, si vuole manifestare anche attraverso di noi, vuole toccare i cuori attraverso di noi, vuole arrivare alle anime più lontane attraverso di noi, cari fratelli. L'Eucarestia è piena del fuoco di Dio, perché attraverso di noi questo fuoco entri nei cuori, perché questo fuoco giunga alle persone che sono più bisognose di esso. Vedete, questo fuoco che Dio ci comunica attraverso l'Eucarestia, questo fuoco deve entrare in noi. Se noi partecipiamo alla messa, come dobbiamo partecipare? Preparandola bene, usciamo infiammati, usciamo trasformati, pieni del fuoco di Dio, come gli apostoli sono usciti trasformati dal cenacolo. Sappiamo che i grandi santi, quando partecipavano all'Eucarestia, andavano in estasi, avevano straordinari assaggi di paradiso, cari fratelli. A noi questo non capita perché? È perché, cari fratelli, purtroppo quello che noi viviamo tante volte non è quello che Dio vuole. E allora, vedete, quello che Dio vuole fare in noi, noi lo impediamo con i nostri peccati, con la nostra pigrizia spirituale. Ma i santi, appunto, che vivevano in profondità la parola di Dio, quando venivano l'Eucarestia, venivano attratti verso il cielo. Sappiamo di Santa Caterina da Siena che negli ultimi anni della sua vita, quando andava alla messa, andava sempre in estasi, entrava sempre in Dio, aveva straordinarie esperienze di unione con Dio, cari fratelli. Perché? Proprio perché l'Eucarestia è piena di fuoco, cari fratelli, è piena del fuoco di Dio, e coloro che sono aperti a questo fuoco vengono infiammati, vengono trasformati veramente. Pensate, Padre Pio, come celebrava la messa, con quanto raccoglimento, cari fratelli, e come pregava. È certo che se noi non preghiamo, cari fratelli, lo Spirito Santo scende, ma non scende dentro di noi, scende intorno a noi, ma non ci trasforma, non perché non scenda Dio, ma perché siamo noi che non siamo disposti, non siamo aperti, cari fratelli. Allora ringraziamo il Signore che anche in questa messa vuole scendere come fuoco dentro di noi, vuole trasformarci. Questi tempi noi vediamo tanta incredulità, tanta lontananza dai sacramenti, tanta lontananza dalla preghiera. Vedete, in questo mondo, nei nostri tempi, vediamo come il demonio, come la nostra realtà di peccatori si manifesta forte, cari fratelli. Ma Dio è più grande. Signore, grazie che ci vuoi donare proprio questo fuoco, ci vuoi donare questa luce per capire e vivere in profondità questa Eucarestia. E vedete che la Trinità attraverso l'Eucarestia ci vuole elevare alla pienezza della vita stessa della Trinità. Ma questa vita trinitaria che Dio ci vuole comunicare, questa vita trinitaria che noi vediamo manifestarsi soprattutto nei santi, cari fratelli, questa vita raggiungerà la sua perfezione in cielo. Sant'Antonio dice, nel Vangelo di Luca, Gesù dice: io preparo per voi un regno come il Padre lo ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel regno dei cieli. La mensa preparata per tutti i santi,
perché ne godano, è la gloria della vita celeste, nella quale ci saranno tre banchetti: quello della sontuosità, della squisitezza e della raffinatezza. In questi tre banchetti è indicato il triplice gaudio dei beati. Nella sontuosità del banchetto è indicato quel gaudio di cui i santi fruiranno nella visione di tutta la Trinità. Nella sua squisitezza, quello che avranno dalla propria felicità e dallo splendore interiore della coscienza. Cari fratelli, l'Eucarestia è un banchetto anch'esso, che appunto ci parla anche del banchetto del cielo. E l'Eucarestia è un banchetto che ci comunica la vita eterna del cielo, ci unisce alla Trinità, ma unendoci alla Trinità in Cristo, ci unisce anche al Santo Paradiso, ci unisce ai Santi. Grazie, Signore, che appunto ci doni di capire queste cose. Grazie, Signore, che ci vuoi liberare da ogni incredulità. Vedete, sentire queste cose per qualcuno può essere un qualche cosa di molto strano, un qualche cosa così di quasi assurdo. Ebbene, cari fratelli, la realtà è che chi non pensa così vive nell'assurdità, vive lontano dalla luce di Dio, dalla luce dei santi, cari fratelli. Vedete, noi sappiamo le meraviglie che ha fatto la Trinità attraverso i santi, proprio attraverso questa fede, la fede nell'Eucarestia. Sappiamo di tanti miracoli che la Trinità ha compiuto attraverso l'Eucarestia. Qua vicino, come voi ben sapete, c'è il grande miracolo di Lanciano, il miracolo più famoso del mondo, il miracolo eucaristico. Quanti di voi sono stati? Vedete, noi in Italia abbiamo tanti miracoli. Non dobbiamo stranirci se in Italia c'è forse la più forte incredulità, cari fratelli, Noi dobbiamo tante volte riflettere su questo. Ma come mai in Italia, con tutto che il Signore ha fatto tanti miracoli, c'è tanta incredulità, cari fratelli? Quante persone, vedete, anche se ci sono tanti miracoli, non vanno ad esaminare questi miracoli, non vanno ad approfondire questi segni che Dio ci ha lasciato, cari fratelli. Vedete, laddove più forte la grazia di Dio, più forte è anche la tentazione. In Italia, cari fratelli, ripeto, Dio ha fatto cose straordinarie. Signore, quando andremo da Lui, ci chiederà conto di questo, Dirà, ma io in Italia ho fatto cose straordinarie. Hai approfondito tutti i segni che io ho fatto nella tua nazione. Se noi pensiamo ai miracoli che si sono compiuti attraverso San Pio da Pietrelcina, San Francesco, Santa Caterina, cari fratelli, vedete? Eppure, nonostante questo, quanta resistenza in Italia, cari fratelli, quanta gente che non crede, quanta gente che si oppone a Cristo, cari fratelli, vedete? Come vi dicevo all'inizio, da noi stessi siamo capaci dei peccati più grandi, siamo capaci di fronte ai più grandi doni di Dio di resistere e metterci contro Dio. Siamo capaci di essere increduli anche dinanzi ai più grandi segni che il Signore ci dà, cari fratelli. Bene, ma il Signore è infinitamente più grande. Dio, cari fratelli, ci ha chiamato a vivere in questi tempi non per farci trascinare dalla corrente di coloro che non credono. Dio ci ha chiamato in questi tempi e ci ha chiamato a vivere la nostra fede in questi tempi perché attraverso di noi, con la nostra preghiera, con la nostra fede, con il fuoco di Dio che vuole venire in noi, Signore, si vuole servire appunto di noi per convertire tante persone, anche nella nostra parrocchia, anche in mezzo a noi, cari fratelli. Quanta gente magari dice di essere cristiana e non ci crede affatto.
oppure non crede proprio, lo dice apertamente, cari fratelli. Sono tante persone completamente atee, cari fratelli, lo sapete meglio di me, è inutile che ci nascondiamo, ma Dio ci chiama anche oggi e ci chiamerà, ci continua a chiamare perché Dio si vuole servire di noi, guardatevelo bene, si vuole servire di me, si vuole servire di te, si vuole servire di te, si vuole servire di ciascuno di noi per portare questo fuoco dello Spirito Santo nei nostri tempi. Se noi pensiamo che cos'erano gli apostoli, cari fratelli, dobbiamo dire che erano persone molto semplici, forse erano molto più semplici di noi. Noi abbiamo studiato molto di più di quanto avevano studiato loro. E Dio si è servito di quei 12 uomini così semplici, ma pieni di Spirito Santo per trasformare il mondo di quei tempi. Ebbene, cari fratelli, Dio si vuole servire anche oggi, in questi nostri tempi, di noi, di ognuno di noi. Perciò vi dico quello che vi ho detto tante altre volte: venite in chiesa la domenica, cerchiamo di stare uniti, cerchiamo di pregare insieme, ascoltare la parola di Dio, fare un cammino serio, spirituale, cari fratelli, perché quando andremo davanti a Dio, Dio ci chiederà conto, ci dirà: io ti ho dato la fede, io ti ho dato i sacramenti, c'era anche il sacerdote nella tua parrocchia, potevate fare grandi cose, perché non l'avete fatto? Perché vi siete chiusi al mio amore? Perché vi siete chiusi a una fede forte? Cari fratelli, allora impegniamoci, liberiamoci da ogni pigrizia, liberiamoci da Satana, perché il diavolo, cari fratelli, lavora potentemente nei nostri tempi, questo spirito di incredulità, questo spirito che ci porta ad essere pigri nella preghiera, è uno spirito diabolico, cari fratelli. Dobbiamo porci e scacciarlo via da noi, via dalle nostre famiglie. Questo porta tanto male, Non pensate che le vostre cose vadano bene se siete nell'incredulità, se nelle vostre famiglie c'è incredulità. Dobbiamo scacciare, perché questo è Satana, cari fratelli, e dobbiamo portare la luce di Dio nelle nostre famiglie e con esse la benedizione di Dio. Bene, ringraziamo il Signore che ci vuole aiutare a fare questo. Abbiamo detto che Dio è infinitamente grande, di fronte a Dio noi siamo nulla e Dio lo vuole fare questo. Quindi coraggio, coraggio, cari fratelli, impegniamoci seriamente, stimoliamoci a vicenda. Non soltanto io vi devo dire queste cose, anche voi mi dovete stimolare, perché dobbiamo pregare di più. Vedete, uno dice: ma come facciamo a convertire tanta gente? Come facciamo ad avvicinare tanta gente in chiesa? Cari fratelli, i primi dobbiamo essere noi a crederci, a pregare fortemente, venire alla messa. Dobbiamo arrivare, cari fratelli, proprio ad essere noi pieni di Spirito Santo, pieni del fuoco. Non basta che il sacerdote faccia questo, faccia quello. Ognuno di voi deve essere pieno del fuoco di Dio e deve impegnarsi lui stesso ad essere parte di questo corpo di Cristo che è la Chiesa. Dobbiamo aiutarci insieme, cari fratelli, a vicenda ci dobbiamo aiutare, perché vedete come dice Gesù: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora siamo uniti, preghiamo, sforziamoci, impegniamoci, venitevi a confessare, se non volete venire da me andate da altri, confessatevi bene, non fate la comunione in peccato grave, magari sono tanti anni, tante volte che non venite alla messa, fate la comunione, no, cari fratelli, dobbiamo impegnarci a fare le cose bene. Alla fine ci sarà il giudizio, cari fratelli, Non ce lo dimentichiamo mai. Certo, il mondo di oggi ci dice che tutte queste cose sono falsità, ma è il mondo che sbaglia, non Gesù, ricordatevelo, Ricordatevi, nelle altre settimane c'erano poche persone, ho spiegato come anche grandi scienziati dei nostri tempi credono ai miracoli, credono a Dio, credono a Gesù, cari fratelli, svegliamoci. Noi tante volte pensiamo che la fede sia una cosa così, da gente misera, da gente che non ha studiato.
Svegliatevi, cari fratelli, questo non è per nulla vero. Grandi uomini di pensiero nei nostri tempi anche si convertono a Dio, cari fratelli, svegliatevi. Vedete che nel nostro mondo c'è tutta un'azione subdola per portarvi lontano da Gesù. E lo so che voi tante volte vi fidate più di quello che dicono i giornali, la televisione, che quello che dice Gesù Cristo, cari fratelli. Questa è la nostra società in cui, come vi dicevo prima, il demonio lavora in maniera nascosta. Ma lo vediamo poi i frutti del diavolo, cari fratelli, li vediamo tanti peccati, vediamo peccati contro natura esaltati, vediamo tanto marcio, tanto peccato, cari fratelli. Questo non è certamente opera di Dio. Noi siamo certamente nella prova e siamo in una prova forte, ma Dio ci aiuta, cari fratelli. Quindi svegliatevi, svegliamoci, impegniamoci. Oggi il Signore vi ha chiamato qui non per una messa, diciamo, come sempre. Il Signore ci ha chiamato oggi qui per svegliarci tutti, ci dobbiamo svegliare. Quanti nella nostra parrocchia vengono in chiesa e noi che cosa facciamo? Voi che cosa fate? Dobbiamo impegnarci insieme. Io sono disposto ad aiutarvi, sono disposto a fare quello che bisogna fare, ma mi dovete aiutare. Dobbiamo pregare, ci vuole fervore, dobbiamo fare ognuno la nostra parte, cari fratelli. Questo è quello a cui ci chiama oggi il Signore, e per questo il Signore ci dà l'Eucarestia, perché attraverso questo fuoco che noi riceviamo nell'Eucarestia possiamo diffondere la luce di Cristo. Sappiate, voi lo vedete quando celebriamo i funerali, dall'altra parte non ci portiamo niente, non vi portate i soldi, le amicizie, non vi portate neppure la vostra famiglia e neanche il vostro corpo dall'altra parte. Dall'altra parte andiamo soltanto con la nostra anima, e questa anima, cari fratelli, Signore ce l'ha data per santificarla e per santificare gli altri attraverso di essa. Quindi impegnatevi, impegniamoci tutti, cari fratelli, stimoliamoci a vicenda per realizzare questo. Non pensate che siamo pochi, siamo deboli e incapaci, perché abbiamo dalla nostra parte Dio, abbiamo dalla nostra parte il Signore. Quindi impegniamoci a fare che cosa? Leggere la parola di Dio. La leggete la parola di Dio nelle vostre famiglie, Tante volte ci diciamo cristiani, ma non conosciamo la parola di Dio, non la leggiamo. Adesso a Gallo ci sono un paio di signore che stanno leggendo tutta la Bibbia a poco, e devo dire che sono arrivate già a buon punto. Per dire, se si vuole, anche gente molto semplice, si può, appunto, può arrivare a leggere la parola di Dio, a meditarla, a pregare su di essa. Quindi preghiamo, leggiamo innanzitutto la parola di Dio, preghiamo intensamente, cari fratelli, preghiamo, confessiamoci bene e venite alla Santa Messa la domenica. Non disertate la messa domenicale, cari fratelli, perché quello è il centro della settimana. Bene, allora ringraziamo il Signore che ci vuole aiutare a fare questo e ci dona questo fuoco ardente dello Spirito Santo perché questo si realizzi veramente in noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora rinnoviamo con grande fede, fede ardente, la nostra professione di fede. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,